Anticipazioni dei Dreamer. Trama puntate dal 24 al 28 maggio 2021. La proposta di matrimonio di Jean. Daydreamer sta per finire e per fortuna si avvicina sempre di più il lieto fine di Jean e Sanem. La coppia tornerà a pensare al futuro e ad amarsi come un tempo, anche grazie ai flash di memoria di Jean. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Daydreamer, dove eravamo rimasti? Sanem non vuole assolutamente partecipare alla festa e perciò manda Leila. JJ ha un piano e fa in modo che l'Aidin sia costretta a consegnare la merce del suo negozio proprio nel luogo della festa. Sanem va lì e va su tutte le furie quando scopre che quello è proprio il posto dove si tengono i festeggiamenti. L'Aidin sta per salire sullo scooter per andare via, ma si accorge che Aika si sta avvicinando a Jean per chiedergli di andare a festeggiare da solo con lei. Il giorno successivo Sanem decide di partire, dato che Divit non riesce a ricordare, ma Jean la raggiunge alla stazione. La supplica di non partire e le dice che lui è fortunato perché si è innamorato due volte della stessa donna. I due si baciano e tornano insieme, poi trascorrono un bellissimo pomeriggio insieme al parco. Lunedì 24 maggio 2021. Jean riaccompagna Sanem a casa e la saluta calorosamente. Prima di andarsene però lo ferma Meliat, che vuole fare le congratulazioni a entrambi avendo già saputo che si sono rimessi insieme. L'Aidin sembra voler andare con i piedi di piombo e cerca di fermare gli entusiasmi di Meliat, ma Jean la abbraccia e la ringrazia per la sua gentilezza. Quando rimangono soli, Sanem invita Jean a non dire nulla a Miriban perché vuole parlarle direttamente lei. Quando l'Aidin entra in casa, trova tutta la famiglia unita e in festa. Tutti stanno scattando foto e sono felici perché hanno già saputo che la coppia si è riunita. Niat parla in privato con Sanem e le dice che è felicissimo dell'epilogo di questa storia. Infatti è chiaro che lei e Jean sono fatti l'uno per l'altra, dato che in tutte queste difficoltà sono sempre rimasti uniti. Anche Macbeth la appoggia e le dice che sicuramente lei sa decidere da sola cosa è meglio per lei, dunque non intende intromettersi nella sua vita. Martedì 25 maggio 2021. Al risveglio il giorno successivo Jean ha alcuni flashback e inizia lentamente a ricordare. Gli torna in mente il bacio che aveva dato a Sanem all'opera il giorno in cui aveva rotto volontariamente una parte della barca per restare, ma anche i momenti in cui l'Aidin parlava nel sonno, fantasticando dei tre bambini. Infine a Jean torna in mente anche il momento immediatamente precedente all'incidente in cui sulla barca entrambi avevano concordato di partire. Subito dopo Jean riceve una telefonata dagli Aidin. Sono tutti insieme intorno alla tavola a fare colazione e quindi è per tutti un momento di felicità e spensieratezza. Divit chiede ai genitori di Sanem se può tornare ad essere il fidanzato della loro figlia, ma sottolinea di non avere ancora dei ricordi precisi né di lei né della loro relazione. Macbeth e Nia danno la loro autorizzazione a Jean. Il fotografo poi ha un confronto anche con Emre e mentre gli parla si ricorda di quando lui si era arrabbiato per avergli nascosto la malattia del padre. Jean si convince che sebbene lentamente tutti i suoi ricordi stiano tornando a galla. Sanem intanto va da Miriban e le dice che ormai è tornata assieme a Jean. La donna è al settimo cielo, ma allo stesso tempo le dice che sapeva già tutto e non è stupida. Mercoledì 26 maggio 2021. Jean e Emre vanno insieme dal medico del fotografo per aggiornarlo sui progressi e anche sui miglioramenti della memoria. Il medico gli aveva già detto che avrebbe probabilmente recuperato la memoria soltanto con un altro shock, di una forza paragonabile al primo che aveva dovuto subire. Jean racconta di essersi innamorato per la seconda volta della stessa donna
E forse questo è lo shock a cui si riferiva il dottore, anche se in senso positivo. Il medico è entusiasta e gli dice che evidentemente la sua medicina è Sanem. Jean ed Emre escono insieme dall'ospedale molto contenti e anche Emre è molto positivo per il futuro di suo fratello. Divit però gli chiede di non fare parola con nessuno di questa visita e anche Sanem non dovrà sapere per il momento che tutti i suoi ricordi stanno tornando. Emre sembra avere dei dubbi ma decide di appoggiare la decisione del fratello. Sanem intanto torna in agenzia ora che le cose con Jean si sono sistemate. Lì ovviamente trova anche Divit che sta parlando di musica con altri dipendenti. Giovedì 27 maggio 2021. Jean coglie l'occasione per raccontare un concerto a cui ha partecipato in Inghilterra. Sanem si ingelosisce perché dà per scontato che in quell'occasione Divit fosse con Pauline e glielo dice esplicitamente. Lui però nega di essere stato a quel concerto con la sua ex fidanzata e quindi Sanem si convince che allora era lì con un'altra donna. Laidin va su tutte le furie e lascia la stanza per raggiungere Leila, con la quale si sfoga. Quest'ultima però si schiera sempre a favore di Jean e dice che probabilmente lei ha capito male, perché è possibile che il fotografo fosse con qualche amico. Emre e Jean nel frattempo ascoltano la discussione tra le due sorelle e ridono di gusto. Quando Sanem si calma, Divit invita tutti a casa sua per festeggiare il successo che hanno riscosso con le ultime campagne pubblicitarie. Il progetto di Jean è quello di cucinare delle kofte, le polpette turche che preparava sempre prima, in maniera tale che Laidin si renda conto da sola che lui sta riacquistando i ricordi. La festa arriva e Sanem ovviamente si presenta. Inizia a ballare con gli altri e poi chiede a Jean se abbia bisogno di aiuto a cucinare, ma lui la invita a divertirsi. Venerdì 28 maggio 2021. Jean prepara le kofte con la stessa ricetta di Sanem che le aveva rese disgustose. A tavola Sanem le assaggia e capisce tutto, dato che l'episodio non era descritto nel suo libro. Tutti gli invitati sono al settimo cielo e lei si commuove, capendo che il suo grande amore ha ritrovato i ricordi. Emre propone un brindisi per festeggiare il momento, ma in quel frangente arriva un drone che ha un filo attaccato. Alla fine del filo si trova un bellissimo anello. Divit lo prende e si inginocchia davanti a Sanem chiedendole nuovamente di sposarlo e le promette che stavolta non ci saranno complicazioni. Sanem è su di giri per l'alcol ma capisce tutto ed è al settimo cielo. Decide però di tenere un po' sulle spine Jean prima di accettare. Voi che cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa conclusione definitiva di The Dreamer? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.